Buonasera a tutte, buonasera a tutti, benvenuti alla seconda puntata di Tintoria Live a Zalib. Grazie. Allora, questa è una breve premessa. Io sono Daniele Tinti, Tintoria è il mio podcast co-condotto da Stefano Rapone e l'ospite di questa puntata è Michela Giraud. Un altro applauso per Michela. Allora, essendo questo un podcast e non uno spettacolo di stand-up, sarà un po' diverso da quello a cui noi siamo abituati, anche alcuni di voi magari sono abituati a vedere dal vivo, perché noi non cercheremo attivamente di farvi ridere, ma cercheremo attivamente di avere una conversazione tra di noi. E quindi, insomma, vediamo come va. La prima puntata andò bene e la seconda andrà meglio. E detto questo... Speriamo. Sì, 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 io sono convinto di sì. Detto questo, andiamo a cominciare. Du-du-du. C'è una sigla? Du-du-du. C'è una sigla che però non... Vuoi farla tu? Sigla! Sì, aspetta, Vai. Questa è Tintoria di Daniele Tinti. C'è Stefano Rapone, tutti gli amici, tutti quanti sono contenti, sprizzano gioia a tutti i pori, soprattutto tu. Yeah! Oh, che questa bella sigla. Questa è la nuova sigla di Tintoria. Avete visto, bella. Che bella. Ora dovremo pagare la SIA. Esatto, esattamente. No, no, già l'ho depositata. Già è depositata, già quindi comunque sia. Quindi poi vogliamo. Diciamo a Zalib, questa la mettiamo Somiglia nel bordereau. Somiglia alla canzone, no, non è quella. No, no, no. Diciamo a Zalib di metterla nel bordereau. Che fastidio prendi. La parola bordereau. Sai che io ho delle parole, mi fanno veramente incazzare. Però perché finisce come il tuo cognome, però senza UD, borderaud lo preferiresti? Bordereau. No, è proprio la parola borderò. È un po' tipo, io ho delle parole che mi danno fastidio. Tipo? Guarda, faccio una grande fatica, però c'è ambo. Ambo ti dà sì, fastidio? Da, sì, sì, però... Ma proprio il suono? A me mi innervosisce. Okay. Poi c'è azzardo. Ok, quindi comunque due cose sul gioco natalizio. Sì, e poi c'è, aspetta, ambo, azzardo. E poi c'è un'altra sempre sui giochi, che è... Ah no, di danza, che si chiama, che è cloche. Cloche, però cloche posizione... è anche di Masterchef, alzate la cloche. Guarda, cloche era il passo di danza. Ah, ok, io, ok. Proprio la parola, cioè, però a me proprio io... Cloche. Vai, sì. Allora, andiamo quindi un attimo cose, a scavare... Cose francesi e cose che hanno a che fare col gioco d'azzardo. E... Quindi è successo qualcosa a Monte Carlo. Esatto. Sì, eravamo io e Ezio Greggio... Che salutiamo e insomma devo dire che ho avuto dei problemi, ma adesso insomma non ne voglio parlare, parlerò di altri problemi. Non dei tuoi problemi con Ezio Greggio, che però no, sicuramente... che però salutiamo. Salutiamolo, tra l'altro dovrebbe venire ospite qua a Zalib, a Monte Carlo, martedì prossimo, ma infatti adesso col Green Pass potrebbe venire a Zalib se tutto va bene, lui aspetta Johnson & Johnson perché non si fida degli altri vaccini. Credo sia la cosa per viaggiare all'estero durante il Covid se sei vaccinato. Ammazza, ma forse Carlo... è una fake news che ho appena dato. Però... Monte Carlo mica è estero, cioè sì, dai, però. Beh, non è manco è... interno. Che cos'è? È estero, Monte è tipo Carlo. Vaticano. Sì, vabbè, però andiamo avanti. No, però è tipo Vaticano, ma non nostro, cioè tipo, tipo Vaticano della Francia, cioè nel senso, non è che poi, capito, passeggi fuori da Monte Carlo e finisci in Italia, quindi comunque devi attraversare. Forse in barca c'è il Gran Premio. Grazie Stefano. E questo è fare Tintoria con Stefano, che tu tra l'altro non hai mai fatto, perché quando no, tu hai fatto vero. Tintoria Stefano si è sempre piazzato. Si è sempre piazzato, ma non era mai no, inquadrato. Quando c'era era stata la prima volta in cui tu ti sei alzato e io mi sono intrufolato sulla tua poltrona. Si è piazzato Stefano, si è piazzato. E adesso sono qua dopo quel gesto così, dopo quel gesto di potere. Incredibile, ti sei venuto a prendere uno spot in Tintoria, meritato. Allora, cominciamo dicendo una cosa che noi avremmo dovuto iniziare qualche minuto fa, tu l'hai detto fuori onda, però ci tengo che venga ridetto anche in puntata. Come mai sei dovuto arrivare un po' in ritardo? Che cosa hai fatto Ho oggi? Ho fatto uno sport umile, ero a cavallo. Oh, questo mi fa molto piacere, che il successo non ti abbia cambiata no. E adesso vai a cavallo così. Ma perché stavi andando a cavallo? No, ero a cavallo perché devo girare delle scene a cavallo e perché quindi... Perché stai nel remake di Fantaghiro. Sì, diciamo... io sono la pietra. C'è presente la pietra, ti ricordi? Hai fatto di no, pensavo il remake di un altro film con un'altra grandissima attrice italiana che sia anche candidata con i radicali. Aspetta, no, non me la di. Aspetta, non ci devo arrivare. Tanto io non la indovino, quindi tocca a te. Ah, se era candidata con i radicali. Mi pare. Ma sta a fare qua roba che stiamo parlando. Mamma mia, sta a parlare di qua roba lì. È il 2021, okay. Poi invece no. Fake news, non era lei. Non erano i radicali.
Fake news non era, forse non era. No, era, no, era il partito era dell'amore. Partito del, era il partito, partito dell'amore. Esatto. Però anche fake news, cioè diciamo questa cosa. Non è vero, questa non è, cosa. Non era lei che fece l'amore con l'equino. Stiamo parlando di Cicciolina che fece. Ma è vero o no quella storia? Grazie al cazzo. Secondo me non no. È vero, aspetta che dalla regia ci dicono di no. Il, no, notaio, ci... il notaio ci dice di no. Cara amica, ci fu un, di no. Un episodio di CCN, quello vero, in sé. Dove venne intervistata lei e il cavallo. Sì, ma... Oh. Ecco fatto. Stupendo. Allora, adesso c'è un CCN, lo conduco io, e si chiama CCN con Michela Girò. Stupendo. Non di... È vero. Ma è vero. Con... Tra l'altro, format originale italiano che esportiamo all'estero. Questo, diciamolo, credo che in Spagna ci sia un conduttore spagnolo che fa... Buenos días! come Saverio Raimondo, che salutiamo. Ma comunque non credo veramente fosse effettivamente Cicciolina a fare l'amore con il cavallo. Cioè, tu hai mai visto? Era il cavallo. Che faceva l'amore? L'amore si fa in due, questa è un'ottima osservazione. Però, non so, voi avete mai visto, qualcuno ha mai visto il video di Cicciolina che fa l'amore con il cavallo? Perché io vidi, ai miei tempi, vari video di donne che facevano l'amore con cavalli, ma non si vedeva il volto di queste donne, quindi poi non c'avevo niente a dire, ma questa è l'orgoglio italiano Cicciolina. Il cavallo era lo stesso cavallo, erano sì. Tanti cavalli. Che ho montato io oggi. No, non era. Sarebbe così. Stupendo che ti ha raccontato, sai questo cavallo chi è? Questo è il cavallo di Cicciolina. Si è fermato, se fosse amiche, ma tu lo sai che io non sai con chi ho lavorato quanti... io. Dico, sai... Beh, non sai con chi ho lavorato amica, io. Amica, siete che ti racconto la storia. Sarebbe molto divertente. Tra l'altro ieri c'è stato un personaggio che ha fatto questa cosa. Cioè? Ora lo dico ma lo bippiamo. Ma sì. Poi c'è un montaggio di questa cosa. Il montaggio lo faccio io, quindi è come se quindi, non ci fosse. Quindi sei proprio amico delle guardie che tipo domani Michela Girò odia tutti. Esatto, odia. Mando le clip direttamente a Open. Bip, qua Gabriele, mi raccomando. Un saluto, agli amici. E qual è, chi è che ha fatto questa ieri cosa? Ieri c'era questo personaggio famoso che è una nostra amica, è andato lì, si è abbassato la mascherina e ha fatto, ma hai riconosciuto? Ah, sì. Ora qua mettiamo il beep. Giusto, ieri a Euro Social Park c'era... Ma no, esibirsi. Qua tutto beep. Ma stai scherzando? Ma perché non possiamo dire che c'è... Ma che stai scherzando? Ti giuro. Ma io vengo subito. Era là a festeggiare il compleanno e... sì, ti giuro, cioè, non, l'abbiamo visto, nessuno un l'ha riconosciuto, diciamo la verità, perché comunque non si riporta benissimo gli anni, ha vissuto tante vite più di quelle anagrafiche. Daniele, in una valle delle lacrime questa sera. Letteralmente, non ditelo troppe volte. Letteralmente, perché è tipo Beetlejuice, tipo... Troppi beep dobbiamo mettere. Vabbè, ma perché non si può dire che c'è... No, Cemena. Questo l'hai detto tu. Vabbè. Ma ho capito, Stem, ma tu c'hai certi amici, Quelli di Casa Pound sono amici, gli amici tuoi. Sei protettissimo. Magari. Ma il mio sogno è essere amico di, lo dico qui, di Cicalone. Guarda, il mio sogno quello... è Cicalone, ospite di Tintoria. No, top Cicalone. Italian ma YouTuber. Potremmo chiamarlo. Chi è Cicalone? Cicalone. Quell'amico mio di Stefano. Che esatto. Quello di Scuola di Botte. C'è un canale YouTube, si chiama Scuola di Botte. E è lui che va insieme a un altro... Scusate, conoscete Cicalone? Per alzata di mano, chi conosce Cicalone? Io ho visto proprio... Guarda. È il miglior YouTuber italiano contemporaneo. Sì, è tipo un porno, perché vedo tutti i ragazzi che fanno... No, perché lui... Amiche, siete che ti racconto una storia, ci sono quelle facce lì. Scuola di Botte e Quartieri Criminali, che comunque sono titoli c'è prettamente Balduina. Maschili, dico io sbagliando, perché donne e uomini hanno gli stessi gusti sempre, ricordiamolo. Cioè, no, c'è anche questa polemica in corso, io ho paura di tutto ora che c'è Michela, che sto video diventa virale e poi mi devo giustificare. No, ma intendo che alle donne no, piace Cicalone. Che... Sicuramente se vai negli insight di Cicalone, 50 e 50 uomini e donne, proprio ci metto la mano sul fuoco. Diciamo che ecco, una critica che posso fare è che nei suoi video non ci sono tante donne. Diciamo. Forse a mille ore di girato perché e zero donne. Principalmente sono... Lui è un pugile, quindi ha dei contatti pugili. E quindi vuoi forse dire che io, in quanto donna, non potrei essere una pugile? No, tu sei potresti... contro le donne, Stefano. E il femminismo no, e le foibe? Allora, prima di tutto io dico pugilessa. E questo... Sicuramente, se dovessimo fare a botte, io e te vinceresti tu. Questo senza, parli di me? Senza dubbio, sì. Quindi stai dicendo che io sono maschile? No, stai dicendo che io sono brutta? No.
No, perché maschile dov'è Mentana, che quando bello sei essere donna. Bello essere donna nel 2021. Una bomba. Enrico, vedi, però non andrei mai battuta, non andrei mai sui video di Cigalone. No, io ci voglio andare sui video di Secondo Cigalone. Secondo me ci puoi andare, puoi fare Balduina criminale con Michela Giro e tu fai tipo, oh, non hai capito qua che succedeva. Io ho menato, Sì, sì, cioè diciamo, io sono una che ho un passato particolare, parliamone con la camicia, ma io parliamone, parlaci dell'ultima volta che hai fatto a botte. Hai sentito? Per cane tuo? Quelli sono i pitbull che quando dici questa, ho menato. Questa è gente mia. È Balduina che è scesa giù e a e tu arrivi senza Hogan, così te fai. Però no, guarda, io ero un tipo abbastanza manesco e insomma, me ne pento, non lo dico in camera, me ne pento perché con la violenza non si risolve niente. Un applauso. Un applauso alla violenza. No, vabbè, sì. Un applauso al niente, allora. Dai, l'ultima volta che sarei stata adolescente... Guarda, l'ultima volta che ho fatto a botte e... sì, in Sardegna. Scena. Vai. Ah, regà, avrete successa cosa che praticamente io volevo un po' menare le mani. E lo so, vabbè, era un mio problema. E... Che succede? Io che anno, di che anno stiamo parlando? Guarda, parliamo di... che era 2012? Ah, ok, quindi comunque... Quindi via. Sì, ero sana di me, già i miei emisferi si erano congiunti, certo, non ci ho scusato, perché sapete gli emisferi del cervello si uniscono a 16 anni. Non sapevo sta cosa, l'ho letta sul libro di scienze di Giulio Mezzetti, che saluto. Salutiamo Giulione, prossimo ospite di tutoria, peraltro. E praticamente, insomma, è successo che io stavo in questa piscina... con queste mie amiche, io mi sentivo molto a disagio perché c'erano tutte qua insomma super fighette così, mi inizio a ubriacare, ma io per ubriacarmi tipo devo bere questo, no? Cioè io sono tipo astemia. Allora che succede? Che l'amica mia e alla certa vede un gruppo di questi che stavano tipo appoggiati alla piscina così. Io dico, mortacci vostra, ma che cazzo siete? Oh? Cioè c'erano proprio quest'aria che si sentivano proprio sto cazzo, non lo so. E quindi sta mia amica fa, ah, quelli sono un po' così, io li conosco, ma non sono molto simpatici. E uno di questi, che era tanto tempo fa, cioè aveva una GoPro sulla testa, però tipo fascetta. E io a un certo punto, io non sapevo che la GoPro era una cosa fichissima, però a me mi sembrava un coglione. Allora una certa vado là e dico, cazzo, ma te sei proprio un coglione. Cioè vado là e dico, ciao sfigati. E la mia amica fa, che oggi è una madre di famiglia, Dio questi sono loro, mi hanno trovato. Insomma, questa mia amica che è la madre di famiglia fa, scusa la ubriaca. Che succede? A un certo punto dice, raga, finisce lì. No. 3 giorni dopo, io vado a questo DJ set di Gabri Ponte, questi che sono salutiamo. I musicali. Che succede? Che una certa... Io becco questo, uno di loro, che improvvisamente, non so perché, era tipo sto albero, 2 metri, e arriva e mi fa... Dimmi, piace, dimmi, che vuoi, vieni. E mi fa, ciao, balenottera. Oh, alla certa, a un certo punto, e le amiche mi fanno, ah, scusala, è ubriaco. E a una certa io ci cioè, avevo calcolato, immaginate che io ragazzi sono comunque de Balduina, quindi mi vesto in una certa maniera, cioè, avevo questo vestito da sposina, sacca cazzotto Stefano, hai fatto 4 programmi con me, 7 programmi, cioè, avevo questo vestito da sposina, con il pizzo, bionda così, a una certa regà inizio a dargli una serie di calci sugli stinchi, ma una roba, tutti i calci sugli stinchi, perché lui mi aveva spintonato, gli ho detto, ma tu sei un infame, sei un uomo di niente che mi metti le mani addosso, schifoso, lurido, laido, bastardo. Io gli inizio a dare sti calci così, e non è che il butta fuori, dici, oh, c'è una rissa, loro così. Perché non avevano mai visto una ragazza, capito? E questo, e poi una certa... E vabbè, insomma, poi è continuato, ma non è, ci sono state altre. Beh, questa è molto bella, sei pronta per Cigalone in realtà. Questo sì. È proprio il tipo di contenuti che sì, ci farà diventare sì, competitor sì. Di Cigalone. C'è un filmato di te che dici a una GoPro, ciao sfigato. Sì. Da qualche parte in Sardegna c'è una GoPro 1. Ma a me la cosa che mi ha fatto ridere è 3 giorni dopo e ciao balenottera. Cioè, sì, fatte una vita. 1, 2. Se, cioè, fatela a San Paolo, rimani a San Paolo,
ma perché erano fai... brasiliani. Sì, esatto, cioè infatti mi hanno detto ciao buonanotte e mi hanno fatto hola buonanotte, scusa, vabbè, questo è il mio portoghese, portoghese che non conosco. Vabbè. Ci lavoreremo per il prossimo lungometraggio ambientato a Lisbona. A San Paolo, vicino a Roma 3. Un saluto a Roma 3, grazie di tutto. Bellissima storia. Bello. E questo come è finita? Cioè, che fine ha fatto? Guarda, io non lo so, però dovunque tu sia, sappi che io non ti temo. Temo altre cose, e l'ho dimostrato, ma te non ti temo. Perfetto. Quindi. Adesso anche lui sarà un padre di famiglia, probabilmente. Cosa temi, allora? Ma... Io temo. Ma in realtà sai, io sono epicurea sulla morte. Ah, direttamente, vabbè, giustamente sì, la morte. No, io voglio morire. Io so diventata nota al grande pubblico da un mese e già voglio fare la fine di John Lennon, proprio voglio, voglio morire. Spanzata? Sì, sì. Sì, no, vabbè. Allora, però posso chiederti, di tutte le persone con cui abbiamo lavorato in questi anni, chi vorresti che ti accoltellasse sotto casa? Cioè, se devi morire accoltellata da un fan o comunque da un pazzo, a me piace pensare da uno stand-up comedian che fan, non ha avuto successo. Vabbè, cioè guarda, abbiamo un nome, ragazzi. Abbiamo un nome che non facciamo. Facciamo no, ragazzi, non lo facciamo perché è una persona di cui non ho voglia di parlare, che a un certo punto mi chiamò una volta dicendomi: non ti devi spaventare, Michela, ma io sto registrando questa telefonata. E io ho detto, non devi... cioè, da che parte non mi devo iniziare a spaventare? E lui era una persona che diceva di essere innamorata di me, ma poi ha... te lo ricordi, Gabriele? Lo sai di che stiamo a parlare? Ma non è lui. No. No, con lui siamo stati insieme per tanti anni, ma poi... ci siamo lasciati pacificamente. Si sono conosciuti in Sardegna, c'era una GoPro in fronte, tra l'altro. È lì che è nato tutto. E... che diciamo Gabriele Antinori dietro lo schermo. Sì, Gabriele, un applauso per favore a Gabriele Antinori. Che io tutte le volte, mentre mi ripeto il discorsetto iniziale, dico e poi dico Gabriele Antinori. Che bella cosa. Non ho neanche cosa, detto Zalib. Zalib, no, Zalib l'ho detto. Zalib, vabbè, diciamo tutto adesso. Basta, andiamo avanti. Non sono un bravo professionista, mai lo sono stato e se Dio vuole, mai lo sarò. E... chi vorresti che... ma dei colleghi o dei fan? Beh, dei colleghi. Cioè anche dei fan, se c'è un fan in particolare. Se c'è un fan, però deve essere un fan famoso, cioè nel senso, un fan che noi sappiamo chi è. Allora, noi guarda... cioè non famoso per noi, uno che ti commenta e dice, oh, e noi diciamo, ah, è quello. Perché guarda, ti dico, c'è uno che una volta mi ha detto, Michela, io ti amerò per sempre, anche quando tu... sarai vecchia, avrai gli stivaloni di gomma fino alle ginocchia e sarai costretta a mantenerti raccogliendo le monete dentro fontana dei Trevi alle 4 di notte. Beh, questa è... non è male, che comunque... Eh sì, è la gente che mi segue. Che comunque non credo si possa fare, cioè nel senso è molto ambiziosa come... Aspetta, poi c'è uno che mi mandava delle poesie sulla sodomia. Ah, sulla sodomia... cioè, sì, no, sua... però quello mi ha innervosito, perché a un certo punto... sulla sodomia come concetto. No, a me innervosisce molto chi ti scrive e non si presenta. Cioè, se tu vieni da me e mi dici, ciao Michela, facciamoci una foto, ciao Michela Puzzi, io ti dico, vabbè, mi laverò. Cioè, capito? E comunque c'è un contatto, però quelli che ti vedono da lontano e fa, ti ho visto che ti scaccolavi il naso alle 16:45 che avevi, quelli mi inquietano un po'. Okay. E c'era uno di questi che aveva iniziato a un po' solcherarmi e a un certo punto a Bologna mi ha iniziato a scrivere, mi ha iniziato a descrivere come ero fatta e poi ha detto sono venuto a Roma, so che ti sei fidanzata, ma come te sei permessa? Io ho detto ma te sei impazzito e fa avevo il tuo numero, avrei potuto chiamarti ma non l'ho fatto, io ho detto senti adesso chiamo, pensa in Sardegna che ho combinato io, dico. Capito? E quindi questo, insomma. Menti dei parastinchi, va bene. E forse mi ucciderà lui. Sono due ottimi candidati per... Però tu, epicurea, quando ti accoltellano fai tipo... e vabbè. Non mi ricordo Epicuro, non credo dicesse vabbè, però... Io so vigliacca, non voglio soffrire. Stefano, no. Senti, ammazzami te, nella notte. Io? No, poi... Nella sì. Notte. Nella notte. Con sonnifero. Con sonnifero. Più di un sonnifero. Tu mi addormenti? No, a colpi di sonnifero. No. Non mi fa soffrire. Non lo farò. Se dovessi essere io l'angelo della morte di Michela Giro, non ti farò soffrire. Spero di non essere io. Spero sia Antinori.
come è giusto nella normalità delle cose, insomma. Allora Stefano, però questo è interessante, come uccideresti Michela? Vai. No, appunto, senza il famoso, potrei fare col famoso cuscino in faccia. C'è un secondo po' te di... non si soffre col cuscino in faccia? Beh, c'è un ti po' svegli di... così. No, c'è un po' di battimento iniziale, ma dura quei 15 secondi, penso, no? Poi certo, l'espressione che vedi dopo vuoi che ti faccia una prova della morte? Vediamo un po'. Oh, ma voi ci avete mai pensato all'espressione di quando morite? Io, aspetta, mamma mia, aspetta, ci ho pensato adesso, è un attacco di panico. Aspetta, potrebbe essere tipo, se tu mi strotti da cuscino è tipo così. Eh sì, perché capito, non è elegante, perché tu stai là che cerchi ossigeno. E poi dopo, infatti, la devi... ricomporre un attimo. Mi devi sistemare. Sì. Non lo so, secondo me il cuscino è zero clemente come omicidio. Però comunque... nei film, quando vuoi uccidere qualche il tuo amico, cioè i tuoi amici di film si uccidono in questa maniera. Col cuscino. Cioè gli infami sparano. Se c'è gli amici che... soffocano. Però con c'è cuscino. Anche il fazzoletto di cloroformio. Ma con quello ti addormenti. Vieni e basta. E poi lo rapisci e poi fai altre sei cose. Sei informato, Stefano? Ho visto i film. Ah, giusto per i film. Chiamiamoli film, dai. Ha visto dei film che si chiamano Come uccidere Michela Giraud. Sono su YouTube, è una sotto playlist di Cicalone. Parla solo di te. Forse sarà proprio Cicalone colui che un giorno mi ucciderà. Secondo me è un nobiluomo. Se devi essere tu, mi raccomando. Lasciami bella. Lasciamele tutte queste almeno Cicalone, fai top views su YouTube. E senti, allora ti volevo chiedere una cosa. Tu adesso, questo è l'italiano, adesso esce un film su Amazon Prime, non vorrei dire una cazzata, tipo Mo, il 4. Sì. Dove tu sei coprotagonista. Sì. O protagonista addirittura. No, oso coprotagonista. Dire coprotagonista. È la prima volta che tu fai la coprotagonista in un film. Sì. Cioè perché tu hai già recitato in altre cose, ma coprotagonista è un altro paio di maniche. Sì. Come è andata e soprattutto quando l'avete girato? Era pre-Covid o Covid? Allora, noi l'abbiamo girato in pre-Covid. Ok. E ti devo dire che l'ho girato a febbraio 2019. Quindi noi pensavamo fosse pre-Covid, in realtà era Covid. No, ma noi non pensavamo si solamente che fosse un Covid vita... cinese. Io pensavo fosse la mia ordinaria vita e... Quindi diciamo che finisco una relazione, cioè vengo lasciata alle 10 di sera, alle 6 del mattino arrivo, mi prendono, mi portano sul set, quindi a un certo punto tipo io arrivo piangendo e questi dicono oddio ecco sta matta, mo ci fa startare il film. Quindi io praticamente tutto il tempo poi arrivo, mi ricordo che Alessandro Guida mi guardò, io avevo il mio cappotto. Il mio cappotto a un certo punto di Max Mara, lui mi fa amica ma che ti sei messa a pari Pavarotti, io ho fatto Alessandro ma è mio il cappotto, quindi pianti su pianti. Ma tu eri tipo il comic relief, diciamo, la spalla comica, diciamo, invece no. Sì, facevo la Besughi. Esatto. Quindi insomma diciamo che c'avevo un po', se tu vai a ingrandire c'ho questi occhi gonfi. E però è partito che Matteo Pilati e Alessandro Guida, salutiamo registi, entrambi dei grandi amici, loro non so perché hanno questa idea che io tipo sia l'erede di Anna Magnani, cioè loro penso io sia bravissima, che salutiamo, ma questa prossimo che ospite di Dittorio infame, il notaio, che notaio infame, vabbè, pensano che io sia bravissima, opinione discutibile. Tu ti stai addormentando, sei morente, sì, perché ma tu hai la maglietta del fantastico mondo di Patty. No. No, però è Ugly Betty. Ah, è Ugly però, Betty. Allora aspetta, però così è Fantastico Mondo di Patty. Tu devi fare una maglietta che così è Rapone, così è Tinti. La devi fare uguale. Guarda, se la riesci a fare te la pago 12 euro. Sì, capito. 24 spenderà. Vabbè, stavo dicendo. Quindi praticamente, insomma, mi fanno fare questo provino. Entra la Vicelli, Giancarlo Comare, che è il protagonista, che è stupendo. Vedi, il pubblico femminile fa sì, sì, sì. Lo salutiamo, un grande amico. E mi dicono, ma lui ha fatto Scam, gli muoiono tutti dietro. Effettivamente, insomma, Giancarlo è veramente, ma poi è importante. Posso dire, è un po' un Frasca più alto. Ma Frasca? Frasca sta come sta? Sta bene, sta bene. Sta in Calabria. Twitta, sta in Calabria, chi meglio di lui? Francesco, torna. Torna, sta casa. Noi ti aspettiamo, veramente. Allora, quindi stavamo dicendo... C'è stava sto bel ragazzo. C'era questo bel ragazzo, vabbè, quindi a un certo punto facciamo questo provino e io passo questo provino e mi trovo all'interno di questo set di, insomma, bei ragazzi.
dei bei ragazzi. Specifichiamo per chi ascolta che c'è il ragazzo in prima fila, quindi questo bei ragazzi. Sono dei bei ragazzi, ma sono dei ragazzi di una molto il fidanzato belli, dice ma... dei frigni totali. Ma insomma, ma anche Riccardo. Ma anche lui è un bel ragazzo. Ragazzi, anche Riccardo, lui vuole da dire. Un applauso a Riccardo Cotumaccio. E vai. C'è una scena. Il più bello fra i fidanzati di Michela. Stefano, mi metti in difficoltà. E non è semplice farlo. Dopo Gabriele. Che però sono riuscita, loro fanno degli sketch insieme, ragazzi. Questo ne devi parlare la mia più con l'analista che ha tinto io. Capito? Dottoressa, lo sa che ho fatto a Conte. Beh, questo è molto bello, ma stavi per parlare di una scena in cui te se zompano questi quattro bei ragazzi. No, questa scena non arriva mai, non voglio dire purtroppo. È successo, non era da script, questa scena non c'è. E quindi l'avete solo provata senza girarla. No, mai. Loro si zompano addosso tra di loro. Però ti dico, la cosa bella di questo film è un film perché lo dovete vedere, secondo me, perché non è un film a tema LGBTQI, è un film dove c'è una storia all'interno di una vicenda LGBTQI. Cioè, c'è questo ragazzo che a un certo punto viene lasciato e scoprirà come fare il suo percorso da solo, che è la storia di tutti quanti. Quindi io fossi in voi, ve lo vedrei, perché voglio dire, vi siete visti LOL, mo vi tocca pure vedere Maschile Singolare. Che peggio di LOL non può essere. Ma non ti permettere. No, scherzo. Salutiamo la mia azienda. Vi prego, fatemi fare LOL 3, vi prego. LOL 2 già LOL 2 non è zompato. Guardalo, c'è Stefano, strizza gli occhi quattro volte se fai LOL 2. Lo sapevo. Purtroppo, magari non starei qua. Insomma, se fosse avessi. Lo fai tu, Ricca? No. Lo fanti noi. Vabbè. Comunque. Sì. Senti, ma ti sei un po' divertita a fare LOL? A parte le. No, perché io l'ho sempre. Allora, guarda, questa sono io e questa è LOL. Ah, ok. Questa è la mia esperienza. Guarda, per me è stato veramente. Per me è stato tipo master in comicità. Perché tu entri lì, io avevo questa pressione incredibile, la testa spaccata in tre, che è fai i tuoi numerini, cioè io ho un elenco di cose, 10 cose fatte, fatta mezza, e me l'ho portata... Saluto a Giovanotti. Me l'ho portata pupazzi, cose, Giovanotti, me l'ho portata un sacco di roba, cioè tutto, cioè, ragazzi, ma sarà fighissimo fare degli adesivi con dei miei meme, mai cagata. Però ti dico, no, è stato complicato perché io sentivo molto la presenza dei comici più grandi di me. Raga, ho 20 anni di prima serata, sono 20 anni di prima serata, fine. Ecco, capito? Ecco. Ho fatto questo è quello che ho fatto dentro. Cioè, così, costantemente. Quindi la mia missione era non svenire. Mi sono fatta fare dei bibitoni con dei sali e quindi ho solo bevuto... quando stavo al lato hai detto, senti, mettimece questo. Sì, bevuto e mangiato. E quindi io sentivo tanto la pressione, era difficile inserirsi perché alcuni erano proprio loro, altri diciamo che avevano come tecnica proprio lo sgomitare e poi c'eravamo io e Luca e basta, e poi c'eravamo io e Luca che insomma all'inizio ci siamo guardati tipo dentro di noi morti, però è stato complicato. Poi la mia tattica è stata quella da mitraglia, io mi ficcavo dovunque perché mi sono detta, senti, qua io mi devo ficcare, perché non essendo un gioco che predilige, cioè il monologo è, senti, aspetta, cioè col monologo sai già che io ti sto facendo una cosa per farti ridere, non c'è la sorpresa e io non avevo, non so come dirvi, ancora dentro di me la forza, l'autorevolezza per fare tutte quelle cose che magari faceva un Pintus, che è un monologhista che però... Quindi io un pochino è stato complicato, perché poi dovevo non ridere, stare attenta a creare del contenuto e stare concentrata. Io ho la concentrazione del criceto, ma lo vedete che io passo un discorso all'altro, quindi è stato faticoso. Però è stato bello, ragazzi, perché insomma, voglio dire, dopo 5... Sto fantasticando di quando farò LOL 4 e seguirò i tuoi consigli. Cioè, dopo 5 anni dei locali dove ti danno le palatine per cena, certo, sai, arrivi da Amazon Prime. Che era ieri sera, per ieri che sera. Era ieri, insomma, che no, ti danno, letteralmente. Quando ti danno i soldi, sai, tipo, che so,
Cioè, io, insomma, ragazzi, noi ci cambiamo, io perlomeno, perché io ho questa cosa che ci tengo sul palco a fare il mignottone pazzo, quindi ci tengo proprio a essere truccata, vestita, andavo in giro per questi locali con le buste di plastica, e mentre c'erano quelli che dovevano pisciare tipo nei locali di Verona che mi aprivo la porta, io aspetta, mi sto truccando, quindi questi erano i miei camerini. Dopo tanti anni così, arrivi lì e rimani un attimo, capito? Arrivi a Cinecittà. Arrivi a Cinecittà, esatto. Where the magic happens. No, ma che t'eri portata? Cioè, per io mi ero ridere. Portata un pupazzo di Giorgia Meloni per fare l'imitazione di Giorgia Meloni. Che però non hai fatto. Ma no, perché ma è stata una cosa pietosa, ho fatto schifo. Ma com'era sto pupazzo? Era un pupazzo, io facevo buonasera a tutti, testa in giù. No, ero insomma questo pupazzo di Giorgia Meloni. Ma era tipo una sex doll acchittata da Giorgia Meloni, perché in quel caso era un pupazzo 18 tipo dei Muppets fatto a modo di Giorgia Meloni, perché nella mia testa pensavo di essere così sicura e tranquilla a poter fare un'imitazione di Giorgia Meloni. E poi avevo portato i microfoni e erano miei. Poi ho portato. Sei tu quindi l'artefice di quella. So io l'artefice, ma nessuno mi si è cagato, come giusto che sia. È giusto, perché dirlo poi qui. Li devi usare, sai com'è, i porti, ma poi li devi usare. Poi avevo fatto delle carte, le carte le ho inventate io. Hai inventato le carte? Le carte, nella vita, però. Io ho inventato, sì, le ho usate, quella ce l'ho fatta. Poi che altro avevo portato? I cuscini per le scuregge, grande sagra. Quello infatti bomba. Ma raga, capito, 5 anni, la battuta. Quello no? Fa ride, scusa. Non le ho usate. Capito, Louis C.K., Sara Silverman, i cuscini per però scuregge. Però pure Louis C.K. in lui dice no, niente, sono, fa più ridere però le io scoregge. sono andata da Ciro e gli ho fatto Ciro, io vado, voglio che questo cuscino per le scuregge lo abbia tu. E lui ha fatto e poi... È finita così. E ha vinto, ragazzi, quindi gli ho portato bene. E altre cose. Comunque, ma questa è una strategia. Cioè, tu potevi mettere questi cuscini dovunque. Sotto le sedie e dominare. Guarda, no, perché ridere. Non hanno tipo trovato il cuscino, ma hanno trovato il cosino che facevi così. Però il cuscino era meglio. Il cuscino cambia la vita, certo. Quindi, ragazzi, se fate LOL 2, dagliete cuscino. No, LOL 2 non lo farete mai, credo lo faccia per l'appunto Seinfeld, perché ha saputo. Ma invece c'è stato, allora, perché poi l'olio me l'immagino, grande lavoro di editing, con tutto il rispetto, che devi montare la faccia di uno e fa, e dicevo quello stava quasi per ridere e poi in realtà magari non era vero, ma ci sono stati dei momenti in cui tu dicevi cazzo quanto vorrei ridere e guarda quanto mi sta a far tagliare questo, sì, e invece non sì, posso sì, farlo sì. Io sono stata tanto male con Lillo, quando Lillo mi ha fatto la roba del mio profilo, che ha fatto tipo quello lì, ho morta. Poi Elio. E poi io come io il momento più stupido è Frank Matano che mi fa volete fare una foto, io cisio a una certa, dico ma siamo impazziti, poi tipo mi giro e non so perché non me l'hanno segnata. A quale beneficenza avresti dato i soldi se avessi? Ah, è vero. Allora io l'avrei dato, e quello che ho segnato è stato il giornalista Nicoletti, che è il papà di un ragazzo autistico, e quindi io insomma l'avrei dato alla sua associazione che si occupa di famiglie. Io pure ho una birra, vabbè. Posso chiederti anche una birra, scusami. È un altro spritz Aperol. Un Aperol, un Campari e una birra. Pure il Negroni. È un Negroni. Allora ripartiamo. Carissimo, facciamo un applauso a Michele per favore. Un applauso. E mo con la birra se vola. Esatto, un Campari Spritz, un Aperol Spritz, una birra chiara e un Negroni? Un Negroni però. Ok, un Negroni. Negroni va bene? Sì, grazie. Che ci ricorda la Sardegna dove tanti stinchi vennero. Ah sì. Salutiamo. Allora no, io l'avrei devoluta all'associazione del giornalista Nicoletti, che ha che è il papà di un figlio con uno spettro autistico, perché secondo me di tante battaglie che si fanno, le battaglie meno combattute sono quelle relative alle patologie mentali, perché ci sono obiettivamente, secondo me l'Italia è un paese che vuole un po' mettere sotto la terra tutto ciò che è un vero problema per non occuparsene, e questa questione dello spettro autistico, che è una cosa che insomma vabbè mi riguarda da vicino per una serie di motivi, è una cosa che per me insomma mi sta molto a cuore, e se un giorno diventassi molto famosa e facessi tanti tanti soldi, a me piacerebbe molto
occuparmi di questa cosa, perché poi comunque a livello proprio sociale è un problema della società, è un problema di tutti, non è che c'è una famiglia, c'è questo figlio autistico, tutti giri dall'altra parte, oppure che fai finta che non c'è e dai ogni tanto l'offerta, no, è proprio una questione di inclusività, cioè comunque sono delle famiglie che hanno diritto a essere sostenute da operatori, ora si può fare, si fanno tanti progressi. Quando io ero piccola purtroppo era una cosa che non si poteva fare, io ne ho molto sofferto, ma da lì insomma è nata la mia storia e per me insomma non è stato un limite, per me è stata un'opportunità, perché comunque mi ha permesso di avere una vita non ordinaria, che probabilmente non dico che avrei avuto, forse l'avrei avuta più serena, ma non sarei tra di voi oggi a fare questo podcast, perché non avrei fatto comicità, non avrei sentito questa esigenza. Bene. Questo insomma, non so perché non ho mai detto questa cosa. L'ho sempre tenuta all'oscuro, ma adesso inizio un pochino a farmi coraggio, perché è giusto. Sono contento che l'hai detto a Tintoria, però insomma non avremmo avuto Michela Comica, e quindi non donate alle associazioni. No. Il messaggio è chiaro. Il messaggio è giusto. È forte, no, però è, sai, io penso sempre, no? E io insomma ho un caso di disabilità in famiglia, e quando c'è una persona, io penso sempre ai fratelli o ai fratelli dei ragazzi disabili, perché poi comunque inavvertitamente è una questione che è una cosa che tu senti e nessuno ne parla mai, e mi piacerebbe che se ne parlasse un po' di più. Tu ne parlavi nel tuo primo spettacolo, c'hai tutto il monologo finale. Sì, però non ne ho più parlato per una cosa un po' spiacevole che mi è successa, quindi l'ho un po' repressa, e poi piano piano sto incominciando a parlarne, però è una cosa così delicata che pensare di farlo in posti dove poi questa cosa può essere tipo il web sclippettata mi dava molto fastidio, perché sono delle cose delicate che hanno bisogno di un percorso. E poi qua ci allacciamo al grande tema di quello della comicità, che decontestualizzata è il male, perché sì, uno non capisce. E quindi sì, io ne ho parlato nei miei spettacoli, alla fine ne parlo sempre perché ci tengo. Ed è una cosa che piano piano mi piacerebbe uscisse sempre di più, perché per me è un tabù. Credo che sia un tabù in questa società. Beh, poi se lo è, appunto, se lo è anche per te, se lo hai sentito anche tu, a maggior ragione. Beh, io l'ho represso, perché io poi vengo da un contesto borghese, quindi sai, il contesto borghese e quello berbenista è quello che reprime, no, il diverso. Quindi sai, io ero all'interno, io stavo a Balduina, ma avevo questo caso di disabilità in famiglia, quindi ero proprio... ne ho passate, ne ho subite, ne ho prese, e poi però insomma ne ho date, come in Sardegna, e però è stato complicato per me, è stato doloroso, perché vabbè, basta, mo non cerchiamo. No, va bene, sono molto contento che ne abbiamo parlato. Questo, Stefano, scusa. Adesso volevo cambiare argomento in realtà e parlare di un'altra cosa che stai facendo in questo momento, e ti volevo fare una domanda ben più leggera che la seguente. Sì. È stato più faticoso fare LOL o girare due programmi contemporaneamente per Comedy Central? Perché quando mi chiamasti, c'è un uccello spavaldissimo, l'ho visto prima e si è buttato. Oddio, sotto. C'ho paura, dopo che ho visto gli uccelli di Hitchcock sto male, se n'è andato? Dopo che l'hai visto 20... Sì, se n'è andato. Infatti, okay. Dopo che l'hai visto 26 non anni fa. Tempo fa. Quando l'hai visto? Beh, quando è uscito con Hitchcock, chiaramente. Certo. No, io l'ho visto da bambino, effettivamente per un po' ebbi paura degli uccelli, però allora, non adesso. Stefano sicuro no, perché ma è così, ma è tipo Stefanuccio, è piccolo. Che pensavi piccolo fosse un falco pellegrino, sì, tipico di Trastevere, c'è un condor. I dinosauri in realtà erano degli uccelli giganti alla fine. Ci penso molto spesso in realtà, veramente un sacco di volte, sì. C'erano le penne. Cioè non erano come... Ma pure il T-Rex non c'ha, no, era un c'ha pollo. C'ha le penne, era un era mega un pollo, pollo grande. Ma tu sei impazzito. No. È vero, pare, cioè, proprio sono sia più così simili agli uccelli che ai rettili, a quanto pare. Sì. Ma tu l'hai scoperto sempre sul sito dei Cicalone, sta cosa? Sì, c'è lui che combatte con uno struzzo e lì c'è tutta una... Ah, ok. E dice questo è come un Deinonychus, e fa, no, esatto, guarda Cicalone. No, però io guarda, ci penso una volta al mese almeno. Io pure, cioè proprio spessissimo penso effettivamente,
Cioè io, sai, ogni tanto tipo quando guardo le galline penso te... Da T-Rex 175.000 anni fa me sfonnavi. Mo. E c'è adesso anche, quattro galline ti menano uguale. Però. Molto più accurato di Jurassic Park, che è Chicken Park. Chicken sì. Park? Senti, io ti posso chiedere una cosa, mi devi perdonare, io ho una psicosi, io non sopporto le cose bagnate sulle superfici. E io, no, 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 ma lo faccio io, però io... Grazie. Pensa grazie. Che una volta sto vedendo un po' lo spettacolo di Pippo Del Bono e che lui salutiamo, grande fa amico. Cadere delle gocce d'acqua sul palco. Io sto tutto il tempo così. Non guardo più lo spettacolo. A Pippo, e divento pazza perché voglio salire sul palco del Teatro Argentina e andare a pulire. Grazie. Io ho delle mie cose, tra cui questa. Vabbè, ma noi scusate, l'acqua. Noi ti perdoniamo. Ma forse perché l'acqua ti ricorda la Sardegna. noi ci piace anche con queste fisse. Insomma, perché cos'è Chicken Park? Chicken Park, film, lo conoscete penso, film... Scusa, facciamo un attimo questa cosa, per alzare le mano quanti conoscono Chicken Park? Chicken giusto Park, per... lo conoscete? Far scontrare ragazzi, Stefano ma amici con dei Cicalone, la persona non che c'è solo Cicalone. Hanno alzato la mano in due. Antinori, non so. Antinori e lui. E lui, Chicken Park, due, è un film su 70 persone. Questo è un sei film tu. Di Jerry Calà. Che salutiamo. Vero, film di Jerry Calà, che è una parodia di Jurassic Park, ma con delle galline giganti. Lo conoscerete tutti. Ma tu sai fare un'imitazione pazzesca di Jerry Calà. Libidine, questo lo fa. Allora, questa te l'ho alzata proprio. Invitiamo chi stesse ascoltando il podcast ad andare su YouTube a guardare il signor Rapone. Signor Rapone, e dai, boom, 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 boom. E dai, facciamo un po' dei contenuti. Facciamo un po' di web content. Manco l'hai bevuta la birra, pensa fra poco. Ma lo sai che educazione cinica non me lo facevano mai fare? Non ti facevano fare hua! No, non mi fa... a parte quello, forse però a un certo punto... Forse arriva una multa. Sì. Io dicevo, facevo sempre... Volevo sempre fare questa cosa. E non me la facevano fare. Non te fare. La facevano fare. Cioè, Michela, la smetti di fare il milanese. Io... così. A educazione cinica i milanesi sono così. Sì, esatto. Bravo. Grazie. Oh, oddio, stavo malissimo. Grande Michele. Grande Michele. Michele come ti chiami su Instagram? Ti cambiamo la vita? Memedesimo tutto attaccato. Ma perché è un riferimento ai meme? No, dei meme. Prima dei meme? Vabbè, allora andate a seguire Memedesimo. Adesso sì che può andare avanti questo podcast. Questo show. Grazie. E allora, prima di Chicken Park, avevo fatto una domanda molto... È stato più difficile LOL. È stato più difficile LOL, perché più faticoso. Perché comunque CCN è tutto intorno a me. Oh, come dovrebbe essere la vita? Tutta intorno a Michela. Tutto intorno a me. Cioè, io ho preso il mio egocentrismo, il mio narcisismo e ne ho fatto uno. Due programmi. Let's go. E questa cosa, invece sono entrata lì, a LOL, che io... Ciao ragazzi... Quindi insomma LOL è stato molto più faticoso, è proprio difficile, e, però insomma anche due settimane di CCN, niente male. Sono toste, perché mi ricordo l'anno scorso quando venni chiamato al contrario di quest'anno, ma non morì. C'è nessun problema. E... Daniele però, posso dire la differenza di quest'anno? Sì, quest'anno il salotto... una delle differenze. No, quest'anno il salotto non ci sono più come invitati comici e attori. Ci sono varie persone e poi tra gli opinionisti ci sono ognuno esponente di una categoria, c'è Daniele Cattano che si autodefinisce della lobby gay, Momo Cabanana che è la voce dell'Oriente, poi c'è la categoria diversity inclusion che sono quelli che non hanno più voce, ovvero i maschi bianchi etero, e c'è Antinori, Coccaroni, e io purtroppo all'interno degli opinionisti non sono riuscita, no, perché ne avevo capisco quattro. Che come maschio etero non vado bene, però... No, è che però c'è stato, ci sono state delle situazioni, che ora non ti so dire per eleganza. Quindi, capito, ci sono state delle questioni, quindi... E vabbè, poi c'è anche Stefano, però... Confermo perché io c'ero, quindi no, confermo tutto quello che ha detto Michela, perché io... Però la cosa... Quindi spazio per Stefano c'era. Gli occhi. Vabbè, però la cosa è che però... Tutta questa storia è che loro, nessuno di loro fa sentire la propria voce, in realtà il loro minimo comune denominatore è che mi odiano, perché io rappresento questo personaggio di questa
conduttrice Sirene 80-90 che dice queste frasi del tipo: io ve rovino, questa faccia ci mangiano 20 famiglie, io non vi dico che avete fatto male a parcheggiare sul parcheggio di casa mia, ma se state aprendo un mutuo non è un buon momento, tutte velate minacce. E gliele dico, e col fatto che però sono 5 anni che faccio questo mestiere, regno quanto il due de coppe quando regna a bastoni, loro me ne dicono di tutti i colori, mi insultano, Daniele. Ok, e io quello non lo saprei se, fare. Se ti voglio troppo bene. Se ti può consolare. Invece Gabriele. Non ci ha messo niente. Gabriele ha detto, è proprio entrato. Te l'ha chiamata e ha detto: Gabriele, mi dovresti insultare, lui sei una cogliona, ma non t'ho ancora detto per cosa. Azione. E lo sai che c'è in una di queste puntate? Proprio tu che ti stai facendo i cazzi tuoi sul telefono. Salutiamo Riccardo in prima fila. Se ti può consolare, non è stato neanche confermato Lundini, quindi godo. Se può essere. Io come Lundini non confermato, per gli stessi identici motivi, esatto. Non perché contemporaneamente lui girava un programma esatto. Col suo cognome su Rai 2. Però d'altronde qua c'è sta scritto Tintoria, non Lundineria, e quindi forse 1-1, palla al centro Valerio. Palla al centro. Allora. Sembra un broker della Bassa Padana. Cosa stai facendo? Vero. Col telefono. Compra, no, vendi. Tu chiami il farmacista a quest'ora per dire: senti. È la S Roma al telefono. Hai fatto un serologico, ti hanno detto: guarda, se ti chiamiamo con urgenza, quindi adesso tratteniamo tutti un attimo il fiato e vediamo come prosegue questa bella serata. Oh. Facci strizza gli occhi 2 volte se dobbiamo fare evacuare. Trastevere, perfetto. Come sta il rossetto? Bene, bene. Ok. E questo si chiama podcasting, signori e signore. Allora, io adesso non farò la solita domanda. Parte, vediamo da quanto abbiamo iniziato. Non farò la solita domanda di Tintoria sulla marijuana, perché è la quarta volta che vieni ospite. Però attenzione, perché questo è importante. Con questa presenza, Michela è l'ospite più presente nella storia di Tintoria. Pepepepeo! Incredibile, tutto vero davanti ai vostri occhi, però vuol dire che non ti farò la domanda sul rapporto con la marijuana, perché The Riff e The Raff te l'ho fatta 200 volte. Sì. Quindi io adesso... Facciamo la domanda, il rapporto con la cocaina. Esatto, adesso che ha avuto successo... Guarda, io ho fatto un monologo sul mio rapporto con la cocaina. Parliamone, qual è il tuo rapporto con la cocaina? Allora, se non ci fossi io qua a fare le domande giuste, ma che è sta Tintoria? Cos'è? Guarda, prego. Stefano io sono... Guarda... Io sono veramente... Ma tu lo dovresti pagare molto di più. Infatti, no? A gin tonic, a spritz, qua, quello che è. Michela, ma tu da che parte stai? Cioè, cocaina o non cocaina? No, sì, rapone o non rapone. Che è più o meno la stessa cosa. Purtroppo il mio programma parla chiaro. Mi sembra anche a me. Ho sbagliato tutto. Vabbè, ma al prossimo giro invito Saverio, il vero host. Madonna, ragazzi! Di Comedy Central News. Invito Katia Follesa, la mia preferita a LOL. Ops. Giusto. Ho detto la verità. E... Allora, il tuo rapporto con la cocaina. Lo sai che tu sei un pochetto rosichella da qualche anno a questa parte? Da un anno. È cambiato, eh? Da quando ti sei tolto il six pack. Aia, body shaming! Da quando c'ho la pazzetta. Da quando non c'è più... Ti sei diventato un po' rosichella. No, ma è stato il Covid, perché prima facevo gli spettacoli e non mi importava niente. Poi sono rimasto un anno a casa a contare le visualizzazioni e ho iniziato a odiarvi tutti. Dicevo... Perché loro sì e io no? Tipo Salieri. Ah! Non mi fa ridere il mio podcast, quindi, forse. Quindi mi stai a dire che io faccio la fine di Mozart, di Wolfgang Amadeus. Esatto, la più grande di tutti. La risposta alla domanda precedente. Ero io. Era Tinti, quale comico ti uccide? Il tuo smio la long. Esatto. No, dicevamo la cocaina. La cocaina. Allora ragazzi, no, io ho questo rapporto che è quello che ho detto nel podcast, sì, nel monologo, mamma che lapsus, io non posso pippare perché io ho un prolasso della mitrale e soprattutto, come dico sempre, mia madre non è che ansiosa, è un incrocio tra Laura Morante e Laura Morante e ha fatto in modo che la mia vita fosse ansia, angoscia e paura della vita. Io ho fatto anche una canzone, vuoi sentirla? Sì. Mia madre si chiama Esterita, aspetta, questa è la mia canzone. Prigioniera della vita, nata in mondo, venuta al mondo per sentirti in gabbia, grazie Esterita. E questa è la canzone sulla mia vita. Per un attimo ho temuto che intonassi il mignottone pazzo, però fortunatamente... Sono una fregna, una vera fregna di quelle con l'oculele. Forse dedicata a tua madre. Sparo pareri, manamanamemo. Io parlo poco perché dentro di me c'è il vuoto. Questa è un'anteprima del prossimo LP.
Sì, quindi dicevo, tornando, grazie. Buoni che poi faccio la sigla di Un posto al sole, eh. Lo volete? Dai, posso farla? Vai, fallo. Tutta si hai qua. Esatto, borderò. Se questa vita siamo noi, lasciare cose che non vuoi, è così poco il tempo per amare. E un posto al sole ancora ci sarà. Eccoci qua. Applausi anche dalla balconata. Incredibile. Quindi, la casa delle donne in festa. Quindi, tornando alla cocaina. Oh. Io non mi drogo, però io non giudico chi si droga. Secondo me il problema sbagliato della società è che tutte le dipendenze sono dipendenze gravi, cioè l'alcol, la cocaina, i salumi, i carboidrati, poi sono le dipendenze affettive, amorose, ci sono il gioco, tante dipendenze, però nei confronti della droga c'è proprio una cosa che ti fa sentire quasi in colpa. Quando invece le persone che si drogano, secondo me, gli va chiesto perché lo fai, capito? Cioè sono persone che secondo me se tu ti droghi lo fai perché c'è qualcosa che ti manca, no? Questo è il mio pensiero. Io chiaramente, come vi ho detto, avendo avuto dei problemi, sono stata vicino a dei casi di disabilità, il mio pensiero è sempre stato un'ossessione per la funzionalità del cervello umano e tutto ciò che mi fa perdere controllo mi provoca una grande ansia. E so che io, essendo una persona molto ansiosa, con delle sostanze stupefacenti starei molto male. Lo so perché mi è successo. E non era, io la cocaina non l'ho mai provata, però insomma. Ti sei fatta le canne e sei stata malissima. Vabbè, una canna, così è stata molto male. Ma pure di più di una, non, questa è tintoria, il podcast però dell'abuso. È successo una volta, ma io proprio di mio non faccio uso di alcolici, non faccio uso di droghe e mi lavo, che per fare lo stand-up comedian è un po' un problema. È un problema. Sì, vabbè, una birra, cioè alcolici è quando te bevi sette Negroni di martedì sera. Quindi questo dico, vabbè, ecco. Siamo adesso, lo so, siamo in carreggiata peraltro. Non volevo parlare del regista, però questo è, nel senso, io purtroppo o per fortuna non ho piacere di fare uso di stupefacenti, ma non giudico chi lo fa ha delle sue motivazioni che sono le sue, però non mi devi romper cazzo se a me non me va, cioè tu non puoi venire da me a dire però sei una sfigata, no, perché te non sta a fa niente, sì, te sta a pippa una roba che è stata nel culo di qualcun altro per 12 ore e ci ha aggiunto il Dixan, capito? Non mi venire a dire che è una cosa figa, me devi rompere i coglioni, questo è, cioè tu fai quello che vuoi, io ti frequento, te guardo pure, però non mi devi dare fastidio, perché se poi passa il messaggio che se tu non lo fai sei un amico delle guardie o sei un sfigato, lì mi incazzo, capito? Quello è, cioè bisogna essere tolleranti. E poi è un problema, io ho visto persone che io ho amato molto, ho voluto tanto bene a persone che hanno avuto problemi e mi dispiace, però non è che se tu le giudichi gli punti il dito la risolvi, questo io penso. Una bellissima posizione che condivido, solo che una cosa che hai detto mi ricorda una cosa che mi disse una volta il mio psicologo tanti anni fa, da cui io andai dopo un festival che c'è a Torino che si chiama Club to Club, e lui mi disse: quello che tu cerchi la mattina nello sballo quando vai a ballare lo puoi trovare altrove. E io gli dissi: questo non è vero, e questo e qua chiudiamo. E questo ancora. Ma ancora guarda, lo so, io probabilmente se provassi, non so, farei dei monologhi che fanno ridere. Oh! No, non lo so. La cocaina non fa ridere. Cioè, non nessuno. So, probabilmente tu io so già così e io già così scrivo Erminiottone, ma tu pensa con la cocaina. No, la cocaina non fa ridere, non ridi, non è divertente. Non no, fa ma ridere ha detto nessuno. Un mio amico mi ha detto: guarda, iniziare a 33 anni è una pessima idea, mi hanno sì, detto. Ma a tutte se le tu età, non lo hai mai fatto. Nessuno dovrebbe mai proprio farsi di cocaina, secondo me. Io, vabbè, e io ho le mie motivazioni. E poi questo, insomma. No, va bene, grazie della risposta. Grazie anche della domanda a Stefano, perché infatti, io comunque, forse non l'avrei fatta. Michela Girossi conferma modello di persona per bene. Per bene. Possiamo dire questo. Dobbiamo cose. Dirlo e lo diciamo. Persona per ma bene. Io modello non da seguire. Modello amo, da seguire. Non amo le infamità. Poi c'ho pure le mie cose.
Come ho potuto dichiarare ad un giornalista di Open, Michela Giraud è una donna straordinaria. Posso aprire questa parentesi? Sì. Che stiamo parlando di Elephant in the Room? Parliamo dell'Elephant in the Room. Parliamo di Elephant in the Room. Ci abbiamo girato intorno, alla fine. Su. Dobbiamo stare a parlare di droghe che non ci facciamo, possiamo parlare di cose vere. Come l'affrontiamo? Non abbiamo pensato come affrontare questa cosa. Vai Stefano, tocca a te, questo è il tuo momento. No, in realtà volevo parlare. Dice qualcosa il fatto che io non ne ho mai parlato e quando è accaduto il fatto sono partita in Toscana con Riccardo lasciando il telefono a Roma? Questo può essere un indizio. Ma infatti ne parlerà Stefano. Però posso dire che secondo me l'hai gestita molto bene quella situazione, perché hai fatto una cosa che... Non ho più il fegato, però sì. No, però non fanno tutti. Tu hai fatto una battuta per cui molta gente si è arrabbiata su Twitter e poi hai detto, non ho, ma è una cosa su cui non ho riflettuto. No, non lo sapevo. Cioè per me, e non sapevo che volesse dire, per me era una roba tipo la meditazione trascendentale di Lynch. Io non lo sapevo, proprio non sapevo che fosse afferente alla sfera... Possiamo dire la cosa? Non lo sapevo. Sì. Allora, il tweet, possiamo dirlo, perché sennò magari la gente non ha scritto. Dai, un tweet che ha scritto Demi Lovato si fa dare dell'oro come il mago Thelma. Più o meno. Scritto meglio di così. Fatto un po' meglio. A me fece ridere, peraltro. Però posso, due cose voglio dire. Una è pure colpa dei giornali, perché i giornali, cioè, non è che hanno detto... Ah, questo è l'uso del day, eccetera. I giornali hanno continuato così, cioè lei si fa dare loro, sembrava comunque una matta, perché i giornali titolano in questo modo. Sì, è proprio allora, io ho capito, cioè, che non so l'inglese, questo è poco ma sicuro, e poi, cioè nel senso, non so l'inglese, questa è l'unica cosa che posso... L'insegnamento che abbiamo tratto ragazzi, è che io non so l'inglese. Però la cosa, guarda, adesso B1 facciamo, io ho sognato questo momento da una settimana, per cui ho un comunicato stampa che ho in testa. La cosa è andata così, io non ho mai parlato con nessuno perché a un certo punto era diventata a pro, a contro, era molto ingestibile per me. Quindi io non riuscivo proprio a stare dietro alla cosa, io sono stata molto male, perché a un certo punto, sai, io sei... E questa è la cosa dell'essere decontestualizzati, cioè non so Pillon... Capito? Cioè io so io che ha fatto una battuta e come se hanno ceduto tutto il mio modo di essere che per anni ho adottato, spazzato via da... Questo mi è dispiaciuto. Da un tweet. Beh, mi è dispiaciuto perché io veramente... Cioè io boomer totale, non sapevo di che stavo... Ho letto loro, ho detto cazzo Thelma, è stato il mio collegamento perché... Cioè che stava con me all'università, quindi a me sta roba mi faceva molto ridere. Poi ho visto, a un certo punto... Chi stava con te all'università? Il mago Thelma, quindi che faceva letteratura cristiana antica. Sì, te ma giuro. Ma che dici? Sì, è laureato in letteratura cristiana antica il mago Thelma. Ragazzi, non c'è da ridere. Lui è laureato in scienze... Adesso non lo so, chiedo scusa, però da che sapevo è laureato in scienze delle religioni. Quindi pensa che io ho fatto... Ragazzi, ho fatto l'università con mago Thelma. Cioè, che dici? Ho fatto il militare, io ho fatto la sapienza. Ma quando è agli esami, come lo chiamavano? O Thelma? Guarda, non lo so se lui si faceva chiamare loro. Questo non lo so. Però vabbè, io una volta l'ho visto, ora però non lo so perché uno mi querela, te prego Thelma non mi querela perché non ho più i soldi le lacrime per piangere. Quindi praticamente che è successo? Faccio questa battuta e mi dicono, mica le battute transfobiche no. Io ho detto, andiamo bene, le battute transfobiche, sta a far paio con body shaming. A un certo punto mi informo da dei miei amici attivisti, dico ragazzi ma perché mi hanno detto questo? Mi dicono, sai Michela, bah! E quindi a un certo punto io dico, ah non lo sapevo, a un certo punto, sai, c'erano una serie di cose, il mese del Pride, il film cash, ho detto, sai, noi comici facciamo 100 battute, 30 nei anni, 70 le togli, per me non era un problema, era semplicemente dire, vabbè, non sapevo bene di cosa stavo parlando, figurati, e poi da lì è diventato tutto un caso, che non era... Questo era la cosa, però io non riuscivo a gestire la fuga di notizie e quindi a un certo punto ho detto signori, facciamo così, io non dico niente e quando sarà più avanti, che anche io avrò capito cosa è successo, lo spiego, che è quello che sto facendo adesso. Infatti quello deve essere una cosa molto strana, perché non è una cosa che io neanche Stefano abbiamo mai esperito, cioè lo shitstorm. Ma se io così... sì, come no.
Sì, però non, cioè, ma è successo a Luca, è successo a Valerio. Come solo portata, che non paragonabile. A me è successo proprio a livello, cioè nel senso Mentana che fa, perché poi si è spento, è arrivato Mentana, ha detto sì. Oh, non avete capito che è successo, questo ha cancellato un tweet, siamo finiti. Mentana, è che però si è fatto un caso politico di una cosa che non era un caso politico. Cioè io ho detto, oh, è una cosa che non sapevo, chi se ne frega, la tolgo. Ma non è che c'è stato censura, io... Posso dire che la cosa su cui io mi prendo la solidarietà è che una certa 20 persone... Io mi sono trovata 3 ore a discutere con una tizia che c'aveva a faccia l'emoticon del Trichego col nome finto. Poi dici, perché Michele lo fa? Perché io volevo capire dove andava a parare. Oh, 3 ore di treno, Roma-Milano, Cioè, sto scesa che volevo vomitare il poke, capito? Quindi è quello. Però diciamo che è chiaro che io non ti posso dire l'ho tolto... perché 20 persone su Twitter mi hanno detto questo, perché a sto punto mollo tutto e certo. Non faccio più il mio lavoro. L'ho fatto perché l'ho ritenuto una cosa, secondo me, non grave, l'ho scelto io e va bene così, okay. Tutto qua. No, però è bella, cioè, questa cosa anche tu dici, beh, questa cosa non la sapevo. Non la sapevo, ragazzi, però è vero che non la sapevo. Certo, ma perché devo dire io le cose le so, io sono socratica, so di non sapere, ma forse gli altri non sanno che io non so. Socratica e Epicurea, stiamo andando a completare un quadro filosofico importante. Quindi questo, cioè, interessante questo, cioè che uno può pure fare una battuta che esce male o comunque che la fai senza, cioè, senza conoscere. No, io mi sono messa in discussione perché la regola, lo sapete quelle ragazzi, noi dobbiamo conoscere le cose di cui parliamo, se non le conosciamo basta, insomma, fine. Appunto, c'è tutto questo caso che si è creato, non... No, infatti, tra l'altro il caso è stato cercato di far montare, stavamo parlando prima con Stefano, proprio da questi giornali che hanno comunque espanso questo fatto per comunque avvalorare un punto di vista che era quello loro, probabilmente, con questi fatti, che però non vabbè, c'era... Vabbè, ragazzi, quello è... Non c'era motivo. Io ho chiuso questo discorso. Va bene. Che poi se no... Aggiungo un'ultima cosa. Non ho più altro da dire. Aggiungi una cosa a Stefano. Facciamo un applauso intanto a Michela per questa cosa che è molto interessante. Si riconferma ulteriormente personaggio positivo. Comunque, che dire, che mi sia dato un regno, quello che chiedo, esatto, solo questo. Esatto. Stato di Monte Carlo. Un rene ha detto: no, qualcuno regno, le dia ha bisogno. Rene. A me, tu sai, Michela, mi ha contattato Open per chiedere un parere su questa cosa e io ho detto va bene, la voglio fare scritta, però va bene, e poi la giornalista mi ha ghostato, non mi ha più scritto e hanno intervistato altri. Ma vogliamo dirlo? De si Carlo, può dire? Oh. Ferrario. Però e ti io posso dire una cosa? Che ogni giorno refresho Gmail per dire la tua a distanza di settimane. Però a chi tocca non si ingrugna. Pensa che Daniele non fa il salotto. Certo, pensa che Daniele manco è stato contattato da Open per parlare male di te. Cioè, manco per quello mi scrivono. Poi dicete sei in cattivo. No, parla male, no. Era non li voglio i vostri applausi. Era mia difesa. C'è sempre chi sta peggio. Esatto, io. Allora, va bene, grazie Michela. Adesso io prima avevo detto se vi preparavate delle domande. Se qualcuno ha delle domande, normalmente noi dovremmo far passare un microfono alle persone dicendo di la domanda, però c'è il Covid, quindi non lo faremo. Quindi se qualcuno c'ha una domanda, la dice, io la ripeto nel microfono e basta, cioè finito. Qualcuno ha una domanda? Prego. La graziosa ragazza in prima fila che sta leggendo questo commento, vai. Sì. La domanda è Sardegna del Nord o Sardegna del Sud, detta con un accento che lascia presumere che la ragazza in questione Oddio, sia sarda. Sai che non mi ricordo, forse era Villa Simius, non me lo ricordo. Sud. Quindi era lei. Cavolo, non me lo ricordo. Era lei ufficialmente. Era lei con una GoPro. Va bene. Eri tu? Ma è menato te? Sei cambiato? Io mi ti ricordo alto biondo con i bocca. Ah, ok. È la barba. Ah, te la sei fatta oggi. Ci sono altre domande? Sì. Mourinho, contenta? Io sono molto contenta che arrivi Mourinho, perché qua non si vede, ma c'ho un tatuaggio dall'S Roma che ha nutrito. Oggi tra l'altro è il compleanno di Abel Balbo. Salutiamo Abel Balbo. Abel e una persona... Balbo. Mamma mia, queste sono le tre cose che Rapone sa.
il nome completo di Abel Balbo, una barzelletta su Donadoni. Esatto. No, dimmi a barzelletta di Donadoni. Ecco, era la barzelletta, era tipo che fa Donadoni a Natale? No, cosa fa Babbo Natale con la maglia del Milan? Il mio, giusto. Donadoni. Speravo tu te la ricordassi meglio. E Stefano non sa altro. Funzionava uguale. Cosa fa Donadoni? La puoi dire a LOL. Guarda, forse se la ribalta, cosa fa Donadoni a Natale? Si veste da Babbo Natale. E poi dona i doni. Guarda, non è male. Questa quando fai LOL 2, strizza gli occhi 3 volte, che poi ci multano a tutti. No, va bene, ci sono. L'hai visto il la serie su Totti? Ah, bella domanda. Sì, quanto ho pianto, ragazzi. Allora, dove hai pianto? Questo secondo me è alla centrale. Fine. Alla fine, pure quando a certo fine. Punto arriva lui, vero? Che io non me l'aspetto. Certo. Inizia un fiume, perché per me, ragazzi, Totti è stata la passione di una bambina solitaria. Perché io ero una bambina che amava il calcio, ma figlia, cioè nipote di calciatore, mio papà non amava molto il calcio. Quindi a un certo punto lo seguivo come potevo, perché all'epoca Tele Più costava. E mio padre, che è un risparmiatore, figurati se faceva Tele Più per farmi vedere le partite dell'S Roma. Quindi io me lo guardavo con, sai quando tipo le lineette bianco e nero, cioè, insomma, che si vedeva male, certo, creccato. E poi io aspettavo, mi vedevo, mi ricordo, goleada, 90esimo minuto e tutte le trasmissioni post partita per vedere Totti che parlava. E all'epoca Totti diceva solamente, era l'unica cosa che diceva. E io stavo lì e dicevo, oddio, stavo là che aspettavo lui che arrivasse, e lui faceva, sì, sono una bella partita. E a un certo punto mia madre diceva, non lo vedi che non sa parlare? Io, basta! Cioè, capito? Ma quindi, certo, io, i calciatori devono saper calciare. Io per Totti facevo, io scrivevo i messaggi sulle 1000 lire a Francesco Totti. E li avrà ricevuti tutti? Sì, dicevo, ciao Francesco, mi chiamo Michela, sono alla scuola elementare di Via Appiano, la mia ricreazione è dalle 10.30 alle 11, per favore puoi venire. Mezz'ora di ricreazione comunque. Non è mai venuto. Però è venuto qualcun altro, è venuto un altro Francesco di 52 Francesco anni. Francesco è arrivato. Ciao Michela, so io, oddio! Non è venuto, però, allora Francesco Totti, ora sono grande, sono entrata nel mondo dello spettacolo e ok, ho fatto qualche cosa pazza, tipo fare i calcoli di quando io avrò avuto 18 anni, se te ci potevamo sposare, però almeno fammi un saluto. Beh, guarda, se Totti ti fa un saluto da tintoria, mi taglio un piede, ti odio il triplo di qualsiasi cosa, altro che CCN. Però anch'io ho pianto alla fine della serie TV su Totti. Ma io so tutto di lui, so qual è il suo piatto preferito. Qual è il suo piatto preferito? Allora, sono le tagliatelle, i funghi porcini o le lasagne della mamma. Questo mi pare forse. Ma no, due piatti molto diversi, ma comunque buoni. Certo, perché lui è poliedrico anche nei gusti culinari. E, bene, sono contento che abbiamo parlato di Francesco Totti. Però interessante che Totti non cita i tre piatti romani della tradizione. Ma perché è già lui troppo romano, cioè se deve pure tirare in balle piatti. Cioè guarda che lui, perché tu lo vedi troppo come un personaggio, ma lui è autentico e tu questo non lo capirai mai, perché Totti no, è nostro. No, è vero, lui è rimasto così, eh. Cioè te, se fai Miardi, te non ci saluti più. Io dici... Ma Rapone pure, cioè, ma che miliardi, ma miliardi, cioè. Questa è The Kashmir. Basta che mi dai un altro spritz. Io... Questa la tagliamo subito. Questa hai la detto tagliamo. La C-word. La C-word. Non si può dire in questo podcast. In questo podcast non diciamo la parola con la C. Non la diciamo. Tra l'altro c'è una persona con la maglietta. No, vogliamo, guarda, non ho parole. Cosa? La fonica mi si presenta con la maglietta con scritto... Kashmir, anche se la maglietta è di cotone, quindi una pessima maglietta, esatto. Una brutta maglietta. L'ho già detto prima, ma faremo t-shirt shaming. Dovresti fare anche tu una t-shirt. Arrivano le t-shirt di Tintoria. Di Tintoria. No, arrivano Golf in Kashmir con logo di Tintoria. 84 euro di merchandising, non ne vendo nessuno, però per una cosa mia, dico, e vai, ho vinto io. Povero, rovinato per fare 10.000 Golf in Kashmir con scritto Tintoria. In Kashmir. Li fanno, certo, li vado a fare io in Kashmir e poi li porto io a quel punto a piedi perché non ho più nessun euro. E ci sono altre domande? Perfetto, qua abbiamo proprio ma una questo curva. Questo tavolo è... Guarda, non ti vedo abbagliato dalla luce. Bilada. Perfetto. Sì,
C'è stato, la domanda è, c'è sì. stato un controllo preventivo da parte di LOL? È calato un avvocato di Amazon con la crocchia e con un tagliere. E certo tutto, non potete dire questo, io e Luca prendiamo i nostri monologhi, facciamo così. Abbiamo fatto proprio così. Però Luca Lavenna l'ha fatto un monologo. Sì, vabbè. Diciamo l'osservazione che era, però Luca Lavenna l'ha fatto un monologo che poi è stato tagliato. C'erano, ma allora diciamo che ci sono delle tematiche. Ogni diamo il politichese che è la risposta. Aspetta, vai. Guarda, diciamo che chiaramente ogni editore ha le sue regole, giustamente noi avevamo delle cose di cui non potevamo parlare, è chiaro che di 12-40 mila ore di girato loro hanno la loro politica, cioè non è che non ci sono state, ma chiaramente insomma non sono poi state inserite, sì insomma può capitare. Sì, si poteva fare, ma io non avevo avuto il coraggio di farla fino in fondo, Giorgia Meloni. Quindi... Che comunque, tra l'altro, sarà ospite di Tintoria due martedì qua a Zalib. E questo ci tengo a dirlo. Mi fa domande gesto, che non siano... il signor Zalib mi fa così, però alla Casa delle Donne lo facciamo allora, che dove sicuramente ci sono domande invece... da quest'area, l'area più di sinistra. Prego. Il tavolo di ragazzi. No, voi siete più... mignottoni pazzi, loro sono un po' più, non lo so se mica leggero mi piace, ecco vai. Sì, allora la domanda è, ho capito che sei romanista a prescindere dal prezzo. Guarda, Curva io, o Monte Mario? Bellissima domanda, perché è un debate stata, che sto facendo molto con un sacco di amici. Io sono stata solo in un posto e quel posto è la Curva Sud. Oh, solo lì sono stata. Salutiamo. Non conosco Tribuna Montemario, non conosco Tribuna Stampa. Guarda, non sai che ti perdi, perché la Tribuna Montemario è una bomba, lo dico ma sinceramente. Ma io il mio sogno della Tribuna Montemario è tipo stato di Monte Carlo in Olimpico. È esattamente, cioè, tu, così. Cazzo, quelle cose ti danno la pasta. Se vai, cioè, in tribuna, io una volta sono, cioè, andato guest la pasta. Ed tu è un pensa sogno. Che è la Tribuna Montemario? Ti danno tutto, no, c'è, cioè, il buffet, la birra, cioè, regalata, a me la mi hanno raccontato delle robe che c'hanno i salotti, cioè questa roba, regà. Fuori di testa. Chi è che ti dà la pasta? È gli sponsor. Ma abbiamo un insider della Tribuna Stampa, è vero? Gabriele, no, è vero che in Monte Mario, se vai come guest, ti danno, cioè gli sponsor, però ti offrono io cose. Sono stata trattata da regina a San Siro, perché ho partecipato a un progetto di gemellaggio Inter Roma. E com'è andato? Bene, perché infatti bene. Siamo così adesso. Sì, sono stata ambasciatore. Adesso guarda, anzi, che ora con Mourinho. E io ho puntato loro Lukaku, sono venuti da noi, insomma, noi. Due anni fa. E com'è andata con Lukaku? Purgato. Com'è andata? No, ho fatto questa foto, poi io sotto c'ho scritto firmato contratto di matrimonio, lui insomma grazie a Dio non l'ha visto, quindi non mi ha querelato però. Beh, però ti beccavi Romelu, top husband. Va bene. Ma quindi allo stadio non di top pasta. Husband ce n'è solo uno. Esatto, ed è sempre un altro applauso. Un altro applauso. Ma danno la pasta, io questa cosa mi ha sconvolto. Ti danno la pasta. Ti rimane questo. No, ma c'è il buffet. Con cosa? A me a San Siro mi hanno dato la pasta, mi hanno dato la carbonara, i piatti tipici romani. Non è che c'è sempre un menù. E infatti anche a Milano, sì. Ah, vedi. Sì, non sono male. Io l'unica volta dove ho mangiato la pasta in un posto che non era un ristorante è stato al, come si chiama, al Bagaglino. Teatro Madonna, Margherita. Ma sono andato a vedere Magnamuse tutto? No, sono andato a vedere uno spettacolo che parlava dell'Italia e a un certo punto c'era una satira contro gli americani che ci hanno liberati dal fascismo. Sempre di... Una satira contro? Contro gli americani. Beh, posso dire, sempre top. Di... C'era, ma voi ci avete mai pensato noi che cosa avremmo fatto se ci fosse stato il fascismo? Guarda, a Tintoria non parliamo d'altro. Purtroppo Stefano non esita mai. Che stand up avremmo potuto fare? Ah, tu parli di stand up. La verità, okay. Anch'io parlavo è che di stand up. Volevo essere. Ma fai il comico di regime, ma questo è facilissimo. Ma certo, fai. Ah, ho capito il programma. Ho detto, ma cosa. Fai il comico di regime. Non possiamo metterci contro queste persone. Non possiamo metterci contro queste persone. Non possiamo. Altre domande? No. Dall'ala più moderata? E allora, signore e signori, grazie mille a tutti. Grazie mille a tutte. No, ciao. Con questa apologia del fascismo. Abbiamo anche oggi, siamo riusciti sul finale a parlare di fascismo, se no non la mandavamo in onda la puntata.
Grazie mille a tutte, grazie mille a tutti. Un applauso a Michela Giraud. Grazie. A Stefano Rapone, a Gabriele Antinori, a Zalib, a Giulietta. Grazie a voi. Posso dire una cosa a telecamere spente? Le sono accese, ma vai. Allora, grazie mille a tutte, grazie mille a tutte. Questa puntata vedrà la luce verosimilmente venerdì a ora di pranzo, però voi che siete venuti qua siete già il pubblico migliore. Noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo ospite straordinario che ancora non vi possiamo dire. No, grazie, no, e no, buona serata. No, no. Snod e soldato.